giungle del Senegal, il ragazzo viveva come tutti, tutto ugual. Terrorismo, povertà, multinazionali, malattia, pessimismo, siccità, pressioni internazionali, guerra. 15 anni di vita ancora peggiore della morte, e non sapeva ancora che il futuro lo riempirebbe di botte. Presto arrivò questo tizio al villaggio che prometteva un futuro, un futuro circondato da ogni tipo di buzzurro. Lui accettò speranzoso, pensando che Dio aveva ascoltato le sue preghiere, ma non pensò ingenuo che passerebbe anno a dormire nelle groviere. Così 2 anni dopo aveva beccato la malaria, la metà della spedizione era morta. I tuareghi islamisti avevano assaltato un sacco di volte la carovana, da mangiare c'era solo il caramello e la gobba. Arrivò finalmente alla Libia, induito in ogni punto della sua fibria, e prese la maledetta nave. Per molti fu di nuovo il canto del piave, ma lo sopravvisse, magari è perché Dio è sadico, gli piace andare col destino a fare risse. Arrivò a Lampedusa mezzo morto, fu portato al centro come pizza da sporto. Lì lo trattarono benissimo, pensò fosse finalmente arrivato in paradiso. Povero illuso, appena curato il centro per lui era ormai chiuso. Girovagò per settimane, arrivando finalmente a Roma. Lì ritrovò lo stesso bastardo che lo aveva trovato in Senegal, e si fisse cos'era veramente, un mafioso di merda, che gli disse: senti ragazzo, ecco cosa voglio che tu faccia. Gli voleva dare lavoro, mo lui arrivò illusionato, ora vende rose al Colosseo, non capisce un cazzo di quello che gli dicono, scappa con i compagni quando ascoltano e sentono le sirene della polizia, vive in un edificio pieno di immondizia, viene picchiato perché è negro ed immigrato, ogni giorno lui va in chiesa e prega, prega per salvazione, prega per una vita migliore. Coglione. Dio non esiste.